A livello mondiale si registra un femminicidio ogni 5 minuti. 98 sono i femminicidi che si sono perpetrati nel nostro paese a partire da quest'anno. In provincia si è svolto quest'oggi un convegno organizzato da Europe Direct e dalla Consulta Provinciale Femminile della Spezia. Senza libertà dalla violenza non può esserci parità. Con questo slogan si sintetizza tutto il significato di questa iniziativa. Sì, oggi vogliamo fare come Centro Europe Direct della provincia della Spezia il punto su quello che l'Unione Europea sta facendo per contrastare la violenza di genere, la violenza in generale ed in particolare la violenza di genere in tutte le sue manifestazioni. Parleremo oggi di tutte le iniziative che a partire da questo che sono queste tre parole, un no e un no, che in realtà però sono la sintesi del discorso di Ursula von der Leyen all'Unione del 2023, un monito agli Stati affinché facciano tutto il possibile per contrastare nei loro sistemi legislativi ogni forma di violenza sulle donne. Gli omicidi sono troppi. Io comincerò l'intervento ricordando le parole di Mattarella che ha detto oggi che tanto è stato fatto ma non abbastanza per eliminare completamente il femminicidio. Le violenze sono tante, le violenze sono non solo le violenze fisiche, violenze verbali, violenze monetarie, perché la donna ha bisogno anche di aversi un proprio stipendio per poter essere indipendente e autonoma. Che cosa proponete voi in questo incontro? Io propongo sempre che bisogna convincere le donne a denunciare. Se si denuncia, sicuramente sono più tutelate che non rimanere chiuse dentro le mura di una casa. Il messaggio principale è quello di denunciare, quindi di parlare con qualcuno, rivolgersi ai centri antiviolenza in modo tale che queste violenze possano essere intercettate e su queste violenze si possa lavorare per ottenere una via d'uscita. Ecco, dal suo osservatorio, com'è la situazione nella nostra città? In realtà io credo che la Spezia rientri in quelle che sono le statistiche nazionali, perché anche la Spezia, soprattutto negli ultimi tempi, ci sono stati degli episodi di estrema violenza, per cui la Spezia non si discosta da quella che è la realtà nazionale.